Ciao, continuiamo il nostro tutorial sulla testa. Allora, siamo rimasti qui. Schiacciamo. Allora, mettiamo, abbassiamo il pennello, mettiamo la zero che non ci serve adesso. Move. Marchiamo un po'. Allora, teniamo premuto il tasto Shift e andiamo nel cerchio, quello più esterno. Ok, ora il cerchio esterno, andiamo a metterlo orizzontalmente preciso, schiacciando Shift è preciso nell'asse orizzontale, e teniamo premuto il tasto Shift che ci fa andare dritti e andiamo a modificare. Vediamo un po'. Ancora un po'. Ok, draw, move, pennello move, alziamo il pennello, ancora un po'. Passiamo un po' il pennello. Ah, sì, qui è successo quando ho scalato. Allora, passiamo il pennello, Trim Dynamic. Così, e passiamo un po' il pennello e lisciamo. Oh, sbagliato. Torniamo indietro, lisciamo. No, ho sbagliato. Torniamo indietro. Lisciamo così, ecco. Allora, andiamo in deformation. Polish, clicchiamo, 1, invio. Ok, move, mettiamo il pennello.
abbassiamo un po' il pannello, Trim Dynamic. E liscio. Passiamo il pennello. Oh, sbagliato. Pennello mu. Passiamo un po' il pennello. Ok. Passiamo col pennello. Ora, inflate, pennello inflate, lisciamo, ok, aumentiamo un po' la suddivisione, dividiamo, 3, ok, ok, teniamo premuto il tasto Alt, lisciamo, ok. Ora prendiamo il pennello Magnifi, passiamo il pennello, ok, dividiamo ancora,
Ok, pennello mu, siamo col pennello. Abbassiamo un po', mettiamo il pennello, passiamo un po' il pennello, inflate, teniamo premuto, passiamo un po' il pennello, teniamo premuto il tasto alt, lisciamo. Indietro che ho sbagliato, pennello mu, ok, alziamo la suddivisione. Passiamo il pennello. Un pennello. Siamo. Passiamo il pennello. Prendiamo il pennello inflate. Passiamo un po' il pennello. Abbiamo premuto il tasto alt. Pennello mu, aumentiamo. Passiamo un po' il pennello.
alzano un po' il pennello. Ok, salviamo, save, polisfera, daxo, salva, sì. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.